Salve a tutti ragazzi e bentornati. Oggi riprendiamo la campagna degli Skaven su Total War Warhammer 2 e se sentite un po' di eco, un po' di rimbombo è dovuto al fatto che sto cambiando la camera e quindi non c'è più mobilio, è un po' un problema. Ad ogni modo, sperando che non sia troppo limitante, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, ossia la conquista della Lustria. La Valle Perduta è la prima provincia che siamo riusciti a conquistare durante i primi due episodi. Ora tocca alla città Sentinelle Meridionali, che è in mano ai Lizardmen, e cercheremo di andargli a strappare immediatamente. Quindi passiamo il turno. Ad ogni modo, ho notato il fatto alcune statistiche. E a quanto pare la campagna con Lord La Skrulk è popolazione la della meno tua provincia è in giocata, in crescita, mio assoluto. signore. Col passare In del tempo assoluto. questa crescita ti permetterà di trasformare le città in imponenti fortezze. Assicurati che le cose non cambino e potrai sviluppare ulteriormente il regno. Perfetto, perfetto. Allora, espandi il covo. Tana Covo devo costruire, va bene, va bene. Allora, il nostro obiettivo è arrivare al primo rituale e bisogna avere 350 pezzi di Warpstone. Ad ogni modo, per prendere Warpstone servono battaglie, missioni e alcune città particolari. Allora, non la combattiamo, dai, questa è molto molto piccola come guarnigione. Comunque del cibo che non fa niente schifo. Infatti, bottino. Terrificante maschera di non male. Ok. Lord Skrulk che è arrivato a livello 4. Qui occupiamo l'insediamento e lo teniamo a livello 1. Ok, ho ottenuto un seguace, sacrificio di Cosa Lucertola. Perfetto, perfetto. E questo causa paura e terrore. Perfetto, anche questo, direi molto, molto bene. Vediamo come alzare le abilità del nostro pestilenziale prete. Allora, mettiamo in tracciatura per un movimento più rapido sulla mappa di campagna, poi vediamo di alzare un po' di incantesimi che sicuramente sono comodi. Allora, la città. Calderone infetto, fossa del clan, caserma del clan, armi del clan. Covo nascosto. Covo dell'assassino. Questo sarebbe una buona cosa. Però non possiamo portarlo poi al massimo in questa cittadina. Pozzo dei rifiuti. Che ci dà introiti, integrità e costi di reclutamento ridotti. Introiti, teniamo questo. Teniamo quello lì. Allora. Dunque, qui a sud non c'è più molto, a meno che non ci sia un qualche clan di altri Skaven, mentre a nord abbiamo ancora una delle cittadine di questi Lizardmen, che è la capitale tra l'altro della grande giungla meridionale, che è una provincia, quindi interessante. Bisognerà iniziare a muoversi già dal prossimo turno. Qui ancora non abbiamo nulla, bisogna Covo dell'assassino, ok, e qui? Armeria del clan, bisogna sbloccare due edifici. Adesso cercheremo di risolvere il prima possibile. Ok, abbiamo incontrato Izza, altra fazione di Lizardmen. La tua gente è conosciuta per i suoi metodi sleali, potente signore. Eppure, tra
Tra le altre razze ci sono sempre degli sciocchi sventurati, attratti dalle tue parole cattivanti. Stipula un patto di non aggressione e comincia ad affilare il coltello per... Va bene, va bene. Dobbiamo fare un patto di non aggressione con la Costa dei Vampiri. Guarda, i nemici fuggono davanti alla tua potenza. Non mostrare alcuna pietà. Distruggi questa fazione. Ok, finisci. Ci muoviamo, tranquillo. Pieno di suggerimenti, il che per un novizio deve essere sicuramente ottimo come cosa. Per noi, beh, oddio, un po' meno forse. No, alcuni sono utili comunque sia, eh. Allora, Costa dei Vampiri, che è qua su. Patto di non aggressione. Perfetto. Ok, non era molto come ricompensa per la missione, ma una missione anche molto facile. Perfetto, adesso passiamo i turni, dobbiamo portare l'esercito di Skrulk verso l'ultima città dei nostri nemici, che ha appena spawnato un lord che sta creando un esercito, quindi prima riusciamo ad arrivare meglio è. Warpstone found, but more is needed. Lizards are raced towards a ritual of giusto their own. Skrulk must get there first. Giusto. Recluta. No, completa, scusatemi, il seguente rituale. Il rituale dello scrutamento oscuro, che è quello principale, diciamo. Quindi. Allora, qui mettiamo modalità in marcia. Dovrebbe arrivare qua giù. Come mai non me lo fa muovere? Non capisco questa cosa, vabbè. Teniamolo così, il prossimo turno me lo farà muovere, spero. Allora, qui Oxil la portiamo a livello 3, che è la capitale. Qui alziamo. Cosa dobbiamo fare? Ok, quello. Sembra che uno dei tuoi sottoposti mostri una devozione discutibile alla tua causa. Valuta l'idea di risolvere il problema in un modo o nell'altro. La slealtà non deve assolutamente diffondersi. Ok, bisogna tenere alta la lealtà. Sì, in quanto gli Skaven sono ovviamente una delle razze più subdole in assoluto. Covo nascosto. Cosa ci dà? Ratti notturni. Ratti notturni con le fionde. Ma sì, facciamolo, tanto al massimo poi lo distruggeremo. Ok, adesso me lo fa muovere, perfetto. Vai. Clan Pestilence. Bellissimo. Perfetto. Perfetto. Cratere di Gvakmol, il nostro prossimo obiettivo. Qui ci attaccano. Maledetti. Qui uso tutto. Cioè, sono in tre. Vabbè, dai, proviamoci. Spero di farcela, dai. È perché loro hanno il Lord, noi no. È un problema. Cerchiamo di resistere. Non pensavo attaccassero direttamente, senza creare un esercito degno, diciamo, di nota, perché questo è veramente minimo. Però comunque ci sono i sauri. Sono sauri e non scinchi. Quindi
Adesso magari taglio e ci rivediamo direttamente sul campo di battaglia, dai, in modo tale da non farvi aspettare troppo se non si muove. Ok, ha fatto veloce, perfetto, questa volta non taglio niente. Allora. Ah, ma sono veramente pochi. Il problema è il Lord. Bellissime. Bellissime queste strutture scave. Wow. Perdo un po' di tempo, ragazzi, ma è veramente bello. Guardate la Warpstone. Spettacolare. Bellissimo. Anche la cura delle mappe è comunque importante. Questi li posso schierare anche in arma scoperta, volendo. Questi sono i ratti notturni, fanteria da tiro. Ma mettiamoli qua, proviamo. Di solito non lo faccio mai. Mentre questi, in maniera molto ignorante, semplicemente una riga. Facciamo il gruppo. Facciamo anche qui il gruppo. Iniziamo la battaglia. Minaccia Il tuo sotterranea. esercito marcia in battaglia con grandi poteri, mio signore. Fai in modo di usarli. Qui aspetto che si avvicinino loro. Io devo aspettare gli spawn di altri scaven da sottoterra, in quanto ho utilizzato tutto il cibo possibile per farne arrivare altri. Ci godiamo nel frattempo la marcia di questi sauri. Guardate che belli. Bellissimo. Parlo poco in questa fase perché veramente mi sto godendo alla grande tutta la bellezza di questo gioco. Via. Ok, facciamogli danno mentre scappiamo. Qui attacchiamo. Perfetto, gli stiamo facendo un sacco di danni. Intercettiamoli. Ok. Cerchiamo di colpirli da dietro, dai fianchi con l'unità da tiro e anche con questi ci circondiamo e qui ci facciamo nascere i nostri. Dai, facciamo un po' di scompiglio. Perfetto. Bellissimi anche questi. Ok, stanno iniziando lentamente a cedere. Forza, scave. I nostri orribili ratti si stanno difendendo abbastanza bene. Più che altro grazie al numero. Qui il Lord sta resistendo un sacco. Dobbiamo muoverci qua. Codardi stanno scappando, ok. Continuate ad attaccare. Questi dobbiamo decimarli il più possibile ora. Ottimo, si stanno anche scontrando qui un bel macello per loro. Dai, dai! Ma che ti vedo di questi scale? Perfetto, massacriamogliene più possibile. E qui un'altra unità pronta
pronta a venire fuori dalla, dalle viscere della terra. Attaccate. Cerchiamo di ucciderne il più possibile, semplicemente. Ok. Quindi ne rimangono 16, 20, comunque va bene. Ok. Il Lord sta ancora resistendo. È messo male, ok, è instabile. Però sta ancora resistendo. Vittoria, perfetto. Continuiamo un attimo, aumentiamo la velocità. Perché semplicemente voglio cercare di togliergli il maggior numero di sauri possibili. E fare anche dei danni al Lord, ovviamente, che non è male. Guardate com'è. Come fugge. Qui è quasi finito il campo di battaglia. Non lo fanno fuggire, lo stanno intrappolando, mio Dio. Lo potrebbero uccidere. Dai. Deve fare tutto il giro lungo, un bel macello per lui. No, niente, si salva, credo. No? Sì. Si sta salvando. Perfetto, vittoria di misura, comunque una vittoria. Non è caduta la città, il che va benissimo. Io direi che ci risentiamo subito dopo il caricamento. A fra poco. Ah, bene, bene. Siamo riusciti a respingerli. Finiamo questo turno e poi direi di interrompere. La tua razza ha la tendenza a riempire ogni spazio che occupa, mio signore. Col tempo la tua presenza comincia ad aumentare l'inquietudine all'interno delle province. Va bene. Allora, qui non c'è nulla da fare. Qui neanche. E qui andiamo avanti. Arriviamo fino al confine. Perfetto. E direi che non andiamo oltre. Perfetto. Ok. Signori, siamo riusciti a prendere un'altra città. Abbiamo respinto l'attacco nemico su Batun. Il prossimo episodio lo passeremo durante l'assedio di Gvakmol e la distruzione di questa fazione di uomini lucertola, che ci stanno dando un po' di problemi ormai e bisogna eliminarli del tutto. Dopodiché quello che voglio fare è controllare queste province a sud e vedere se c'è qualcosa di interessante per noi. E poi cercheremo di fare magari anche qualche confederazione con qualche altra fazione Skaven. Non è una cosa da togliere a prescindere. Poi ci sono anche i nani, che immagino saranno un bel problema, perché gli eserciti dei nani sono sempre molto coriacei. Va bene, non indugio oltre e ci risentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti e grazie per essere stati con me. Alla prossima.